dei 5 ex in bianco-verde, per lui 83 presenze sulla panchina della Fortitudo. Galanda 215 partite invece con la F scudata, 211 per Myers, 47 per Kjačić e 43 per Davide Lamma. La tavola è apparecchiata, vista l'ora, mi sembra anche la frase giusta, questi i quintetti. Fiducia a Rezias per il Monte dei Paschi dopo l'eccellente prova di Biella, probabilmente anche per giocare contro i lunghi mobili, veloci e perimetrali della Clima Mio, Lorbeck e Rancic. E grande duello tra Stefanov e Vujanic in regia. Coach, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, Flavio, quasi la palla 2, ci sono anche gli scout NBA come sempre per queste grandi battaglie e anche noi veramente stiamo qui a apprezzare questo spettacolo di mezzogiorno. Tola, Grossi e Borroni, i tre arbitri della contesa, anche per loro è un big match nella maniera più assoluta. Pick and roll protagonista in attacco per la Clima Mio, la circolazione di palla invece per il Monte dei Paschi che gioca il primo possesso, il palleggio di Stefanov, palla schiacciata per terra per Van Der Poel, l'uscita per Thornton dal blocco di Rezias, attacca Thornton, tiene bene Douglas che ha in comune nel proprio passato un allenatore con Boosty Thornton, Fran Fraschilla, New Mexico per Douglas e St. John's invece per Boosty Thornton, palleggio per Stefanov, ultimi 10 secondi dell'azione, Stefanov molto tranquillo però adesso deve mettersi ad attaccare, 2 secondi, 1 secondo, Galanda cerca un passaggio, la palla gli torna in mano, infrazione di 24 secondi, la prima vittoria psicologica è della difesa Fortitudo. Well, grande difesa, anche c'erano rimessa dopo e quindi veramente sono stati attenti, aggressivissimo Lorbeck su Stefanov, quindi grande gioco finora. Primo attacco per la Clima Mio, il consegnato per Vujanic, poi l'incrocio in palleggio con Douglas, esce Basile alla grande, mette a posto i piedi, la tripla di Gianluca Basile. E prima uscire a blocco Basile ha tirato giù la rete così avere un bersaglio migliore, bravissimo. Galanda consegna per Stefanov, doppio pick and roll in alto, taglia Rezias, riceve nell'angolo Van Der Poel, cerca di contenerlo Basile, muove i piedi freneticamente, torto per Galanda, stavolta non esita e prende il tiro, la scelta giusta ma gli esce, tocca due volte Rezias, tiene vivo il pallone, l'ultimo tocco di Martin Rancic, la palla è per la Fortitudo, anzi scusate, è per il Monte dei Paschi, qui intanto la reazione di Yasmin Repescia al canestro da tre di Basile e poi la gran rimessa per il Monte dei Paschi. Piccolo regalo della Fortitudo, forse Rancic doveva strappare quella palla, non lasciarlo uscire da campo. Palleggio per Vujanic, pick and roll in alto con Lorbeck che poi va a piazzare il secondo blocco dopo quello di Rancic per Basile, stavolta i piedi non sono a posto, Basile prende la linea di fondo, riapre per Vujanic, il piazzato di Vujanic, la tripla con il fallo. Ragazzi, la Clima Mio vede una vasca da bagno al posto del canestro. Well, esattamente, grande concentrazione, un tiro altissimo dalla parte di Vujanic. Hai notato, Flavio, che fanno un po' la mezza rotta, la 3 in 3 come si diceva, prima dell'uscita diciamo di Basile da doppio blocco, quindi vecchio gioco sempre efficace. Ci si scambia la palla in palleggio, il cosiddetto dribble exchange riportato molto in auge da tutte le squadre che anche nell'NBA utilizzano il cosiddetto Princeton Offense, il palleggio di Boosty Thornton, arriva Galanda, ha persa la palla, la recupera Douglas, gran palla per la schiacciata di Martin Rancic, mamma mia la Fortitudo. Fortitudo bene, partono bene, 8-2, press in tutto campo e stanno aggredendo gli avversari, Thornton non si tira indietro, duello ad altezze veramente proibitive, poi palla vagante per Basile che attacca immediatamente su 28 metri, mette nell'angolo per il tiro da tre di Vujanic, c'è un cross mai visto in Italia giocare, soprattutto una partita di questa importanza con l'approccio della Clima Mio. No, esattamente, campo aperto, viso aperto, dite voi in italiano. Attaccato Basile, battuto da Van Der Poel, arriva in fondo, segna, subisce il fallo, Andrea Lunetta col tiro libero, supplementare e non scherza neanche Siena che gioca in velocità, accetta la sfida, qui replay, grande entrata, e c'è ovviamente il fallo proprio arrivando lì, un attimo in ritardo, grande concentrazione, Van Der Poel. Che partenza soprattutto per ritmo e che partenza per i tiratori da tre della Clima Mio, il tiro da tre fa sempre tutta la differenza del mondo per Bologna, ma se ne facciamo una questione di percentuale, i migliori nella nostra serie sono proprio quelli del Monte dei Paschi con 41% abbondante contro il 35% della Clima Mio che è in attacco
gioca in pick and roll con Rancic, forza questo tiro davanti a Thornton, altro tiro, altro giro, altro regalo. Le altre due che hanno sbagliato, i due giocatori non avevano i piedi messi bene l'ultima volta, Vujinic che ha fatto un cross, quindi quando hanno i piedi a posto, micidiale. Palleggia adesso il tiro di Vanterpool con poca circolazione, va altissimo Rancic e onestamente non è la prima volta che vediamo giocare a mezzogiorno la prima mio e la troviamo reattivissima all'inizio della partita, pensiamo all'inizio contro la Scavolini, evidentemente Repesce e il suo staff hanno trovato il modo giusto per iniziare alla grande le partite del mezzogiorno, segna Basile, time out obbligato per Carlo Recalcati. Ovviamente qui una palla persa, Douglas bellissimo, guarda questo passaggio a Rancic per la schiacciata e Martin ringrazia. Una serie clamorosa di giocate del genere, di giocate su 28 metri, di giocate di reattività, 5 su 6 dal campo per la Clima Mio che ha una serie di 14 vittorie consecutive che quest'anno è stata battuta solamente dalla Vertical Vision al supplementare in una gara di apertura del campionato in cui ha sbagliato 24 tiri da 3 su 25. Clima Mio che, lo ripeto, è la squadra più calda del momento anche se questa è una partita lunghissima. Ovviamente c'è molto da giocare ancora perché Siena con tanti esperti, tanti campioni, un grande allenatore, giocando in casa, grande pubblico, avrà la sua reazione, però la Fortitudo ha affrontato questa partita senza minimo di complessi, minimo di paura. E questa è la cosa più importante, assieme direi ai 5 punti di un presentissimo Gianluca Basile, Basile che recentemente ha sempre avuto una tradizione abbastanza negativa nelle partite contro il suo ex allenatore, quello dello scudetto in Fortitudo, Carlo Recalcati. Eccolo Basile ad allungare ancora la pressione difensiva su David Vanterpool, il palleggio di Vanterpool, schiaccia per terra per Rezeas, blocco di Galanda, uscita per Stefano, blocco di Rezeas, uscita per Thornton, ultimi 10 secondi dell'azione, Thornton schiaccia per terra per Rezeas che attacca spalle a canestro, del canestro per Eftimios Rezeas. Molto da mestiere di Rezeas che anche adesso è un tiratore da tre, ma quando si trova con un mismatch, uno più piccolo di lui e più basso, sa anche giocare. Palleggio di Vujanic, attacca Vanterpool, alza la parabola, gli esce, tocca Rancic, cerca la palla Douglas, è lui l'ultimo a toccare. Mi sembra che la fotografia della Fortitudo sia lo spirito sulle palle vaganti di un attaccante puro come Ruben Douglas. Ruben Douglas difende, va sulle palle vaganti, salva il pallone e anche Martin Rancic qui deve stare attento con i 5, no, adesso consegna la palla. Leggero problema alla caviglia immagino per Rancic, Douglas che pressa, Thornton che non tratta benissimo il pallone, vengono mangiati tanti secondi per entrare nei giochi. All'attacco del Monte dei Paschi, adesso entra nel gioco la squadra campione d'Italia, poi il palleggio per Stefanov che attacca Vujanic, il tiro molto forzato, un miracolo, Verbizza, Stefanov. Due canestri importanti del 13-4, 13-8, 4-0 per Siena. E guardate sempre come le squadre escono da un time out per capire il loro grado di salute mentale e tecnico. Blocco di Basile, taglio di Lorbeck che riceve, attacca Rezeas, arriva fino in fondo, va a bersaglio. Gran blocco di Gianluca Basile. Gran blocco e grande virata sul piede perno da Lorbeck, fatto molto bene da manuale. Palleggio per Vanterpool, ancora pressione per Basile, caldissimo, qui perde Vanterpool, rotazione di Lorbeck, fischio di Borroni corretto per il fallo di Basile, ma tutto quello che fa la Clima Mio è nello spirito di aggredire cestisticamente l'avversario e quindi è lo spirito giusto, poi se l'avversario è più bravo come qui Stefanov, giù il cappello. Ma Stefanov molto molto bravo, cioè tutti le Fortitudo muovono i piedi bene, questa è la cosa che manca qualche volta, esce Basile, entra Bellinelli adesso Flavio. Cambio con Mancinelli per alzare il quintetto per Jasmin Repesha che credo voglia non dare un punto di riferimento di un avversario piccolo a David Vanterpool, spesso abituato a lavorare contro i playmaker avversari, subito attaccato Mancinelli, gran difesa del Maggio, rimbalzo per Lorbeck, apertura per Vujanic, parte la 4% della Fortitudo, è già arrivato Rancic a una velocità assolutamente imbarazzante, scarico per Lorbeck, circolazione per Mancinelli, linea di fondo di Mancinelli che palla per Rancic, ma poi arrivano le mani della difesa senese, Stefanov in campo aperto per Buffy Thornton, la pennellata mancina del mancino da St. John's, meno 5 Siena. Voilà, che adesso Vujanic ha detto qualcosa a Mancinelli su questo errore, questa forzatura del passaggio. Palleggio per Vujanic, schiaccia per terra per Lorbeck, parte frontale, il tentativo di stoppata di Galanda che difende bene e poi la spinta di Lorbeck, anche lui prova
servizio molto difficile non si è scomposto neanche un minimo. Mancinelli a pressare Vanterpool su 28 metri e a dargli fastidio. Adesso Vanterpool prova ad attaccarlo, recupera la posizione Mancinelli che abbandona correttamente lo scivolamento per abbracciare la corsa e riprendere la posizione. Poi dalla punta Galanda per Stefanov, siamo ancora agli ultimi 10 secondi dell'azione, attacca Stefanov, subisce il fallo, vediamo se è di Vujanic o in aiuto di Lorbeck. Il fallo è di Milos Vujanic. Comunque il Monte dei Paschi continua a entrare nei giochi con 10-11-12 secondi sui 24 e questo non è facile, soprattutto andando avanti nella partita. Stai giocando col minimo del tempo, la metà del tempo disponibile per il tiro. Galanda a consegnare a Stefano, ultimi 4 e mezzo del primo quarto, l'uscita di Vanterpool, quella di Thornton, prende il centro area, si inventa un gran canestro e ci sarà anche il tiro libero. È il gioco più importante della partita per Siena, è questo canestro qua, perché subendo il fallo Thornton ha continuato con il movimento premiato. Vediamo il replay qui, fallo, segue il movimento premiato con il canestro e anche un tiro libero e Siena rientra e anche Carlton Myers. Il gran canestro per Boosty Thornton in doppia cifra nelle prime 5 partite di questo campionato, solamente in 2 delle ultime 5 da lui giocate, 26 a Roma, 20 a Roseto, e 2 doppie cifre coincise con 2 sconfitte in trasferta per il Monte dei Paschi. Non converte col tiro libero supplementare, gioco da 3 punti, sono 3 anche i punti da recuperare per il Monte dei Paschi. Gioco numero 1 chiamato da Milos Vujanic, doppio pick and roll alto, taglia Lorbeck, ottimo lavoro di Rezias, doppio palleggio da parte di Vujanic. Che lavoro di Eftimios Rezias! Rezias molto bravo con la sua esperienza. Rempes ha qualcosa da dire sulla decisione arbitrale, rivediamo qui. Voglia l'accompagnato, non doppio palleggio come è stato indicato, ma palleggio accompagnato momentaneamente. Palla persa matematica. Al di là della valutazione arbitrale, è difficile, vedendo l'immagine al rallentatore, capire quanto quella palla abbia sostato sul palmo di Vujanic. Rimane il fantastico angolo difensivo che ha preso il Eftimios Rezias. Esattamente, cioè si deve fare un raddoppio a 90 gradi e l'ha fatto perfettamente. Gianmarco Pozzecco in campo adesso. Non è che ai due allenatori manchi la possibilità di cambiare la partita con l'uscita dalla panchina, da una parte Pozzecco, dall'altra Maier, scusate se è poco. Stefanov dalla punta, il blocco di Rezias, va dall'altra parte Stefanov, usa la mano destra, gli esce il tiro, rimbalzo di Lorbeck, molto aggressivo e molto a suo agio in questo clima da battaglia cestistica, il blocco di Smodic. A proposito di uscite dalla panchina, per qualità un giocatore da top 5 di questo campionato, subito Smodic va dentro, vuole forzare il fischio di Grossi ed è un'infrazione di 24 secondi per la Clima Mio. Anche qui tiro che è arrivato molto vicino rispetto allo scadere dei 24 secondi. Repescia dice il tiro è arrivato prima del 24esimo secondo, Pozzecco dice delle altre cose, ma intanto non c'è tempo per protestare. Grande uscita per Thornton che scarica per Rezias, il palleggio per Stefanov, il tiro da 3 di Rezias, questa volta è un cross per il greco, la palla è per la Clima Mio. La Clima Mio, Rezias ovviamente aveva la mira, piedi per terra tutto il tempo e spesso quando hai troppo tempo perfeziona la tecnica e sbagli. Ci sono ancora proteste per il 24 secondi segnalato in precedenza, il blocco di Lorbe da una parte, quello di Smodic dall'altra, attacca Pozzecco, arma la mano di Smodic, gran partenza, arriva in fondo Mattias Smodic. Questi due blocchi che si incrociano per arrivare in alto sono efficacissime per la fortitudo. E poi c'è anche il raddoppio con il numero 4, ovvero sia quella la forte, Smodic in questo momento recupera Smodic la posizione su Rezias, palla dentro per Thornton nel traffico corto, rimbalzo di Mancinelli, apertura per Pozzecco, parte il 20° contropiede forse della Clima Mio in questo primo quarto, il tiro a rimorchio da 3 di Smodic sbagliato, la spinta da parte di Erasem Lorbeck, il fallo dello sloveno, pronto il cambio per Repescia, immagino fuori Lorbeck, dentro Smodic alla grande. Smodic alla grande, ha preso posizione giusta, i compagni sapevano dov'era, palla in mano a lui, niente da dire, niente da fare. 2 minuti 44 secondi al termine del primo quarto, già 6 falli spesi dalla Clima Mio, chiaramente è un'idea, se dobbiamo tenere alto il ritmo spendiamo anche i falli. Vale, esattamente, proprio John Wooden ha detto, Flavio, la squadra che fa più errori vincerà la partita perché azzarda di più, quindi stanno facendo questo qui e qui vediamo Kakiutsis pronto per entrare.
17-12 e non 20-12, il punteggio diventa 17-13 con libero di Galanda. Continua la sfilata dei panchinari, solo di nome, non certo di fatto. Fuori Galanda, dentro Kakiusis, rimane sul terreno di gioco Eftimios Rezeas a occuparsi dei Dalibor Bagaric, ma c'è anche la possibilità dell'arrivo prima o poi di Roberto Chiacic, soprattutto con il croato ex Chicago Bulls in campo. Ecco il movimento di Bagaric, va verso la linea di fondo, schiaccia, non pare il canestro, fallo di Rezeas. Il giorno che Bagaric riuscirà a mettere assieme tutto, tornerà nell'NBA. Well, guarda, questa volta Flavio ha fatto un ottimo movimento, finto all'interno, virato su piedi per andare sulla linea di fondo, ha subito un fallo, fatto molto bene, anche c'è il bonus da questa parte qua. Ed eccolo il cambio, non c'è bonus per la Clima Mio, c'è il cambio con Chiacic che arriva sul campo, sportellate tra Basile e Myers che difende con la bava alla bocca nei confronti dell'ex compagno, con cui ha avuto anche qualche scambio polemico nel passato per questioni relative alla nazionale, ma non è certo questo che esalta Kelton Myers e Gianluca Basile. È il clima di questa partita, un clima fantastico da respirare. Sul cambio Myers prende Mancinelli, sta giocando come un giocatore assatanato, letteralmente con la bava alla bocca. Basile a forzare il tiro da tre, a sbagliarlo, rimbalzo lungo, solo maglie bianche, controlla Cacchiusi, sta per ancora per Vanterpool a ridosso degli ultimi due minuti del primo quarto. Lo scarico di Vanterpool per Kelton Myers dalla punta, Cacchiusi ancora per Vanterpool, cerca di far scendere il ritmo indiavolato di questa partita il Monte dei Paschi, palleggio di Vanterpool, cerca e trova il backdoor di Cacchiusi, la stoppata di Dalibor Bagaric che poi perfeziona il recupero del pallone, apre per Pozzecco, ancora contropiede, palleggia, resto il tiro da tre di Pozzecco, gli esce il rimbalzo di Bagaric, extra possesso per la Clima Mio, fantastico Bagaric uscendo dalla panchina, Smodic nel traffico fatica, va su con decisione, trova il fischio di Borroni, il fallo è o di Thornton o di Chiacic, di Chiacic. Wow, grande contributo di Bagaric, qui vediamo la stoppata, qui è il recupero e poi rimbalzo in attacco, l'altro canestro. Ottimo lavoro di Bagaric, ottimo, ottimo. E Repescia ha detto, almeno ogni tanto proviamo a schierare l'attacco, a fare un gioco, perché qui mi gira la testa e gira la testa a tutti. No, no, va bene così, a me piace vedere le squadre giocare con grandi mezzi atletici, campo aperto, molto bello. Mattias Smodic, 30 su 40 i liberi in campionato, ma un fantastico, 15 su 15 in Eurolega, nessuno in Europa fa meglio di lui dalla linea dei tiri liberi, qui sbaglia il secondo tiro libero, Smodic che è primo in una classifica interessante, quella della valutazione al minuto per impatto, anche se abbiamo delle riserve sulla valutazione in quanto tale, è il miglior giocatore del nostro campionato, attacca dal palleggio, Myers deciso, segna, non vale il canestro, fallo sul palleggio. Guardate la faccia di Myers, guardate il suo approccio alla partita, capite che tipo di partita. Esattamente, proprio fuoco negli occhi, Carlton Myers vuole assolutamente essere uomo della grande partita, quante grandi partite e importanti ha fatto lui, quindi due tiri liberi per Carlton Myers. E attenzione, perché se Carlton Myers diventa un giocatore che prende questo tipo di soluzioni in penetrazione, diventa un giocatore piuttosto interessante per la sua squadra e piuttosto difficile da contenere per gli avversari. In questo campionato 9 su 10 ai liberi nella partita di Varese, non a caso quella giocata con le grandi motivazioni e chiusa con 29 punti e il canestro della vittoria, mai più di 4 tiri liberi in alcun'altra partita del nostro campionato. Allunga la difesa anche il Monte dei Paschi, Pozzecco senza paura, controtempo, fantastico Gianmarco Pozzecco, affettato dal pressing 1-2-2 di Siena, passaggio a Mancinelli, ritorna a Pozzecco dentro. E attenzione a come passa la palla Mancinelli in qualsiasi situazione, eccolo qui in difesa contro Buzzi Thornton, il blocco di Chiacic, l'aiuto di Bagaric, l'incrocio, Mancinelli con la stoppata, arriva il fischio arbitrale, vorrebbe un'infrazione di passi Pozzecco, non sono d'accordo con la sua richiesta, però sono d'accordo che questa sia una cosa stupenda. Ah, stupendo. Bagaric ha impedito a Buzzi al tiro lì da Siena, essendo lì, ha capito, ha fatto quello che si chiama in americano uno scare, uno spavento, cioè la sua presenza ha spaventato il tiratore che ha detto aia, forse non azzardo questo tiro qua. Altri tiri liberi per il Monte dei Paschi e coach, già i tiri liberi
soprattutto in partite di alto livello, sono decisivi. In questo tipo di partita mi sembrano ancora più decisivi. Tutti questi viaggi in lunetta del Monte dei Paschi fanno un po' scendere la pressione tremenda che l'attacco Climamio sta mettendo sulla difesa degli avversari. Teoricamente dovrebbero dare delle conclusioni facili, anche se il Monte dei Paschi finora ha messo solamente 3 dei 7 tiri liberi tentati, dovrebbe essere la chiave. Well, insomma, quello Flavio, e alla fine della partita chissà quanti giocatori per la Fortitudo saranno condizionati o usciti per falli. Buzzi Thornton a bersaglio, quinto punto per Buzzi, meno 4 per Siena, ultimo minuto già scoccato, il palleggio per Pozzecco, 2 basso la chiamata per Gianmarco Pozzecco, sale Smodic a bilanciare l'attacco, in post basso c'è Mancinelli che poi fa spazio a Bagaric che vuole attaccare dal palleggio Roberto Kjačić, Bagaric con un angolo difficile, il tiro è morbido, il rimbalzo di Kjačić che ha tenuto molto bene la posizione, l'apertura è per Buzzi Thornton, apre per Calton Myers, Myers per Kjačić che arriva a rimorchio, altro segnato per Myers che attacca con decisione, riapre per Kakiusi, spiazzato da 3, Michalis Kakiusi, grandissimo gioco, freddezza Kakiusi, meno 1 per Siena, grande partita. Il palleggio per Gianmarco Pozzecco, sempre la difesa individuale per il Monte dei Paschi, adesso vuole ovviamente cercare l'ultimo tiro Gianmarco Pozzecco, cambio, chiede della panchina Recalcati, Pozzecco ha un'invenzione incredibile, poi Grossi segnala ma capisce giusto, la palla è per il Monte dei Paschi, in precedenza il gran canestro per Michalis Kakiusis, Van der Poel arresto il tiro, Pozzecco addirittura a dire ho stoppato regolarmente, Recalcati che viene preso da Pozzecco che dovrebbe imparare a evitare questo tipo di situazioni, dovrebbe decisamente imparare a evitare questo tipo di situazioni. Tra Recalcati e gli arbitri e non certo perché poi può nascere una situazione del genere, semplicemente perché quello che fa Recalcati con l'arbitro non riguarda Gianmarco Pozzecco, neanche se fossero non amici, fratelli consanguinei, padre e figlio, non importa. Gianmarco ha sbagliato, non sono affari suoi, in poche parole, doveva stare a casa sua e fare affari suoi, tutto lì. Ovviamente non deve essere nessuno di questi signori ad andarglielo a dire, non deve essere Pozzecco a raccogliere la provocazione, i tifosi non sono autorizzati né da Artest né da Pozzecco, che ovviamente non ha fatto neanche un miliardesimo di quello che ha fatto Artest, a prendersi delle situazioni che non gli appartengono. La panchina è di Pozzecco, le proteste sono di Recalcati, le gradinate sono dei tifosi. Comunque andiamo a rivedere la giocata. Qui ovviamente c'è protesta di Van der Poel per il presunto fallo e Recalcati ha qualcosa da dire, Gianmarco vuole chiarire e non doveva, non è neanche una parola. Ribadisco, questi signori sono tutti rispettabili, hanno tutta la mia approvazione, però non hanno nessuna cosa da chiedere, da rivendicare nei confronti di Pozzecco e della panchina della Fortitudo. Sono lì perché hanno pagato il biglietto, bene, quando danno un pugno contro il Plexiglas, quando insultano Pozzecco sono fuori dal loro territorio. Esatto. Opinione personale, ovviamente ognuno poi si tiene la sua. Flavio, in una settimana fa abbiamo visto, 9 giorni fa, la scena a Detroit, ok? Quindi insegna tutto, cioè 9 giorni dopo vediamo una cosa del genere e Gianmarco, sbagliato a parlare, sbagliato a dare una spinta al loro dirigente. Assolutamente sbagliato e questo l'abbiamo detto immediatamente, il fatto che abbia sbagliato non autorizza ovviamente altri a sbagliare e soprattutto Pozzecco ha violato secondo me un comandamento sacro, un allenatore o un giocatore degli altri protesta con l'arbitro, lascialo stare, l'arbitro è grande abbastanza e l'allenatore o il giocatore è grande abbastanza per non aver bisogno del tuo aiuto e della tua collaborazione. Esattamente, poi la cosa di Pozzecco che ha fatto lo speed con 2 mani esattamente come Ben Wallace ha fatto con Artest, ok? Cioè, cattivo insegnamento, cattiva lezione.
E adesso ovviamente c'è tensione al Palasclavo ed è un peccato perché io non ricordo onestamente un primo quarto del genere nella storia recente del nostro campionato. Anche il procuratore generale del Monte dei Paschi, Minucci, si è recato nella zona delle operazioni per ristabilire la calma. Comunque si può restare calmi anche di fronte a uno che protesta, anche di fronte a un giocatore che fa una cosa che non deve fare, non dovrebbe essere impossibile. E qui vedete che poi parte del problema è stato Pozzecco, che andava a spiegarsi con Marruganti, il dirigente del Monte dei Paschi coinvolto nell'episodio. Lascia perdere qui Carlton Myers, mette un tiro libero che mette questa partita in parità, quindi Pozzecco anche viene punito tecnicamente. Esatto, mentre c'è in lunetta Carlton Myers, il punto con Pietro Colnago che era proprio nella zona delle operazioni. Sì, adesso la calma regna sovrana sulla panchina di Bologna, tutti tranne Repescia, che è arrabbiatissimo perché ha detto: io voglio i 2 minuti per parlare con la squadra tra il primo e il secondo quarto. Non sono riuscito a parlare perché i tifosi ci hanno praticamente aggredito e non sono riuscito nemmeno a parlare con la squadra. Il palleggio di Miloš Vujanić, lo scarico per Smodić, poi la deviazione di Myers, perfezione recupero Van der Poel, il fallo da parte di Carlton Myers e non di Basile come sembrava, e la decisione da parte di Grossi. Il replay non mi sembra dare necessariamente ragione all'arbitro romano, che però dimostra perlomeno del coraggio. Ha avuto una decisione decisa, che ci vuole questo qui, grande aggressività di Carlton. Palleggio per Vujanić, gioco corna alla chiamata per l'ex giocatore del Partizan, poi Douglas che pesca l'uscita di Basile, si alza Mancic, giocata di pick and roll, Basile con l'arresto, il tiro da distanza siderale, lo sbaglia, Myers con rimbalzo lungo, parte come un centometrista e poi c'è il contatto con Gianluca Basile, questo è un contatto di gioco e ancora una volta chi pensa che non lo sia non conosce Myers e Basile. Il contatto cercato è quello con la mano, poi i due si avvinghiano per le gambe, il fallo è indubbiamente da parte di Gianluca Basile, non può esserci volontarietà, no. Tutti devono assolutamente imparare a controllare le proprie emozioni, oltretutto per una cosa stupenda ma banale all'interno di quello che vale all'interno della vita come una partita di pallacanestro. Palla qui Carlton Myers, non zoppicava un attimo prima e improvvisamente Flavio non zoppica più. Carlton ha fatto una grande entrata, ha subito il fallo e lui è un fattore in questo, non voglio dire che sta dominando, dico che è un fattore. Coach, Myers nella fontana di Cucù, 10 anni di meno per lo stile con cui sta giocando la partita. Sì, assolutamente, lui adesso è il Carlton Myers che abbiamo sempre conosciuto, proprio vuole la palla, vuole la responsabilità, entra, subisce il fallo e poi tira liberi, sappiamo che lui è veramente una macchina. Fuori Basile, dentro Mancinelli, secondo me Repescia, ma qui do un'interpretazione che è tutt'altro che autentica, vuole far sedere Pozzecco, far sedere Basile, i due più all'interno del clima da battaglia cestistica che si era creato, levare al pubblico questo tipo di riferimento e far scendere adesso un po' il livello emotivo della partita, magari non necessariamente facendo abbassare il ritmo, perché quando si abbassa il ritmo la clima mio può avere disinteresse. Van der Poel, spettacoloso dal palleggio! Grande azione, forse Repescia vorrà time out qui Flavio, perché dopo il 13-4 per la Fortitudo il punteggio è solamente 7 per la Fortitudo, 21 per Siena. Fantastica palla di David Van der Poel, una giocata che guardate manda in visibilio anche Michalis Kakiusis, è una giocata che vale la pena di rivedere con la nostra lavagna. Qui guardate i difensori della Fortitudo, bisogna sprintare tornando indietro, hanno una linea all'esterno della quale c'è solo un attaccante, però non stanno sprintando, stanno solo rientrando e soprattutto guardate Douglas e il peccato capitale, guarda dov'è il pallone, dov'è Van der Poel, ma non guarda cosa succede dietro di lui, c'è Kakiusis e ci sarebbe anche Myers, lui dovrebbe averli nel mirino, invece non ce li ha. Douglas è stracolpevole in questa situazione, assente il suo rientro, la palla di Van der Poel rimane straordinaria e sono 2 punti per Michalis Kakiusis. Well, dopo la grandissima partenza della Fortitudo, adesso c'è un grandissimo momento proprio di Siena che da -9 a +5. Palleggio per
Vujanic, il blocco da parte di Rancic, l'uscita per Mancinelli, poi l'uscita per Ruben Douglas. Thornton isolato contro Douglas che forza il tiro, lo sbaglia, rimbalzo per Kakiusis, apertura per Van der Poel, corre Carlton Myers, arriva anche Kjaercic che riceve la palla schiacciata per terra, poi l'intervento di Mancinelli, regolare secondo gli arbitri. Thornton che riapre per Van der Poel, partita che è cambiata nella maniera più totale e non certo e non solo per l'episodio Pozzecco. Van der Poel con un miracolo e poi la stoppata per la Fortitudo che va in campo aperto con Douglas che segna con il fallo. Un bellissimo contropiede, grande reazione, presenza del Rancic importante. 8 minuti 21 secondi al termine del primo tempo, sentiamo contributi da bordo campo. Per quanto riguarda Repescia, al di là delle considerazioni tecniche, ha detto: vi siete spaventati, avete paura di qualche cosa, dovete giocare con grande intensità, non mi interessa tutto quello che è accaduto prima, stiamo giocando a pallacanestro. 8-21 per chiudere il primo tempo, Douglas che sbaglia, rimbalzo toccato da Van der Poel, tuffi in campo, palla 2 che non verrà alzata per il possesso alternato che favorisce in questa situazione il Monte dei Paschi. Parlare di intensità è veramente riduttivo. Sembra, Flavio, onestamente, finale playoff. Nessuno, anzi, ho visto partite di playoff con molto meno intensità di questo. Questo qui è il 100%, non c'è possibilità di più intensità, non esiste. E permettetemi di dirlo ancora una volta, se vogliamo avere questo tipo di intensità, che è quella che fa la differenza per vendere il prodotto, dobbiamo avere poi tutti la maturità di gestire l'intensità e le emozioni che ovviamente scorrono come l'adrenalina un po' diversamente rispetto alla normale partitella. Esattamente, quindi ovviamente hai detto tu la parola, Flavio, responsabilità è di tutti. La rimessa per Kakiusis, il palleggio per Van der Poel, lo scarico a premiare Carlton Myers, blocco di Kakiusis, uscita per Thornton, attacca Douglas, l'arresto forzato, sbagliato, rimbalzo per Rancic, presentissimo il rimbalzo, poi il palleggio di Vujanic, cambia velocità, va in fondo Miloš Vujanic, torna padrona dell'inerzia della partita, la clima mio e torna anche vicina, meno 1, 25-24, blocco di Kakiusis, taglio per Carlton Myers, doppio uscite Van der Poel e Thornton, scelto il lato di Thornton da Myers che adesso tiene un po' fermo il pallone, Galanda nell'angolo per Muzzi, Thornton dentro la palla per Van der Poel dal post basso, attacca Vujanic, non si chiude la difesa, David Van der Poel. Van der Poel molto bravo in pivot basso, lui sa benissimo giocare in pivot basso. Ribaltamento per Mancinelli, poi il pallone lungo la linea di fondo per Rancic, schizza nelle mani di Carlton Myers, ancora Myers arginato da Vujanic, arriva Kakiusis a piazzare un blocco, ne porta un altro Giacomo Galanda, Myers deve uscire da quella situazione, perde parecchio tempo, ribalta per Muzzi, Thornton, ultimi 10 secondi dell'azione, Thornton per il taglio di Myers, spettacoloso, direttamente schiacciato per terra per Kakiusis, infrazione di passi, dice Grossi, bei recuperi della difesa Fortitudo. Bel recupero, e anche se hanno tutti preso uomini sbagliati, in un milionesimo di secondo hanno cambiato per prendere gli uomini giusti. Ottimo lavoro difensivo nella fase di recupero dal contropiede. Non sono finite le riserve di valore, in campo anche Mindaugas Žukauskas per il Monte dei Paschi, è solo campione d'Europa con la Lituania, che volete che sia, non va sul blocco, Vujanic riapre per Mancinelli che arma la mano di Smodiš con una palla dolcissima, la tripla di Smodiš, fantastico mancio. Grandissimo Mancinelli, che hai detto tu Flavio, è un ottimo passatore e siamo a 27 pari in una partita super. 13° per assist al minuto nel campionato italiano Mancinelli, attenzione questo è un dato che fa salivare anche gli scout dell'NBA, Galanda per il taglio lungo la linea di fondo di Van der Poel nel traffico, si parlava di un Van der Poel in difficoltà ed effettivamente Van der Poel è stato in difficoltà, mi sembra che in questa partita abbia ritrovato tutto, come qui ha ritrovato tutte le sue armonie Mattia Smodiš. Ma guarda Flavio, lui sta tagliando, non sta giocando con la palla in questi tagli, senza palla, bravissimo sotto canestro a ricevere un passaggio e i compagni lo cercano.
Vanderpool che dopo aver raggiunto la doppia cifra, ovvero sia gli almeno 10 punti segnati in solo due delle prime 7 partite di campionato, ha una serie aperta di 4 gare da doppia cifra e presumibilmente ci arriverà anche in questo scontro al vertice. È già a quota 8 nelle ultime due partite, viaggia a 19 di media e effettivamente sembra tornato il Vanderpool dello scudetto. 2-9-2-7, vantaggio per i padroni di casa. Blocco di Smodic, palleggio resto tiro di Vujanic, concesso colpevolmente dalla difesa, punisce Vujanic. Molto matura la sua partita, molto molto freddo, maturo, proprio sicuro, un veterano, mentre l'anno scorso forse non avrebbe fatto. Stasera sì, non stasera, questo pomeriggio. Cacchiusis dall'angolo, non so neanche se abbia toccato la retina, la tripla di Cacchiusis, clima da battaglia uguale, Michalis Cacchiusis. Si scambia di dispiacere con il tiro da tre, prima Vujanic, poi Cacchiusis sotto grande pressione emotiva. 2 su 2 da 3 per Cacchiusis, 0 su 3 per i suoi compagni, mentre c'è il fallo della difesa Monte dei Paschi. Dall'altra parte 5 su 11 da 3 invece per la Clima Mio, e Cacchiusis è lì nell'angolo a estendere la difesa. Tu prova un minimo di aiuto e Cacchiusis ti fa quello scherzo. Hai detto tu, estendere, allargare la difesa da un angolo all'altro, lato a lato, bravissimo lui. Blocco di Smodic, uscita di Vujanic, ultimi 5 e mezzo del primo tempo in arrivo, c'è anche Marco Bellinelli sul campo per la Clima Mio, mette la palla nelle mani di Vujanic, anticipo di Gioukauskas, forte su Ruben Douglas, Douglas se la gioca dal palleggio, attacca Gioukauskas, ottimo lavoro di Binda, il tiro di Douglas forzato e sbagliato, rimbalzo per Galanda, Douglas un po' freddo in questo inizio, solo 5 punti per l'uomo che una volta è stato il miglior realizzatore del campionato NCAA, Stefano con troppa fretta nell'andare sul blocco di Cacchio. Cacchiusis, poi Gioukauskas per Galanda, splendida circolazione, ottimo tiro ma sbagliato, rimbalzo per l'attivissimo Mancinelli e apertura per Miloš Vujanic, fascia centrale per Vujanic, possibilità di pick and roll con Smodic, vuole tornare a schierare il suo attacco ma vuole sempre giocare un pick and roll con Smodic, attacca Stefanov, va in fondo, molto facile, troppo facile, Miloš Vujanic. Molto bello anche senza Rancic e Mancinelli, era un quintetto piccolo per Repesha, ma stanno giocando bene anche sui rimbalzi. La ricezione per Galanda, il backdoor di Stefanov, non vale il canestro, dice Moroni, infrazione di passi di Verbica, Stefanov, grande reazione ancora una volta, il recupero della difesa Fortitudo, battuta in backdoor ma capace di dare supporto. E io ho detto, tutti possono aiutare, pochi sanno recuperare, Fortitudo sa recuperare. Il palleggio di Miloš Vujanic, il blocco di Smodic, ormai stanno giocando solamente loro da 3 o 4 azioni a questa parte, stavolta Vujanic esagera ma Douglas fa il rimbalzo d'attacco, non riesce a controllare, poi Cacchiusis, splendido per Vanderpool che ci mette parecchia mostarda sopra, la schiacciata di David Vanderpool. Molto bello, c'era Mancinelli in arrivo, Vanderpool l'ha visto dalla coda dell'occhio, l'ha schiacciato lo stesso. Sarebbe anche uno che gioca playmaker a tempo perso nella vita, punta per Bellinelli, blocco di Smodic, uscita per Douglas, il tiro di Douglas, primo ferro, rimbalzo lungo per Vanderpool, lo trasforma in un'apertura per Gioukauskas che manda a schiacciare Michalis Cacchiusis, pandemonio totale in Viale Sclavo. Al time out adesso per Yasmin Repesh che vuole parlarci sopra. 3 minuti 55 secondi al termine, questa è roba che nella top 10 di NBA Action troverebbe spazio, e poi Vanderpool ha anche originato questo contropiede in una partita che probabilmente, chi lo sa, è cambiata al momento dell'episodio Pozzecco di cui si parlerà, si tornerà ovviamente a parlare. Qui l'apertura di Michalis Cacchiusis, beh ragazzi, questa è roba vera, eh? Roba vera, e se Flavio, ovviamente abbiamo un tempo e qualcosa da giocare ancora, dovesse fino a questo punto qua scegliere MVP e questo ragazzo qua, David Vanderpool. In questo momento sembra l'MVP di tutta Europa, non di questa partita. Assolutamente, poi se dovesse dire per la Fortitudo, in assenza presenza quando c'è Rancic in campo e poi quando c'era Lorbeck in campo, con Rancic hanno fatto 13-4, Flavio, quindi loro assenza qui, soprattutto Lorbeck per fare eccetera, condiziona un po'. Coach, 10 Vanderpool, 10 Cacchiusis, eccoli qui, sono i due giocatori che secondo me danno più identità alla squadra. Esattamente, Cacchiusis è il miglior sesto uomo di Europa. C'è pressione.
pressione del Monte dei Paschi, ancora 3.55 di questa selvaggia partita da giocare solo per arrivare all'intervallo. Gioco numero uno, la chiamata per Basile che torna sul terreno di gioco assieme a Pozzecco, e anche questa è una mossa psicologica secondo me di Asmin Repesh. Blocco di Smolic, ancora il palleggio per Basile, Žukauskas attaccato e battuto, Basile arriva in fondo, andrà in lunetta per due tiri liberi più 4 per il Monte dei Paschi. Sentiamo Davide Pessina. Vujanić, e soprattutto è interessantissimo, bello vedere Vanderpool quanto è coinvolto in questa partita dall'inizio, ma soprattutto negli ultimi momenti incoraggia i compagni, è molto molto carico, la sta sentendo tantissimo. E direi che la stanno sentendo tantissimo tutti. Il tiro libero di Basile sbagliato, la sente anche Basile, uno che i liberi li tira col 75% in campionato e non ne ha sbagliato neanche uno in Eurolega dei 5 tentati. Basile già la seconda, terza penetrazione della sua partita. Lui come Myers un giocatore che ormai con l'andare degli anni ha imparato a penetrare meno, o meglio anche secondo qualche critico disimparato a penetrare. In questa partita stanno attaccando il canestro veramente come indemoniati. Vanderpool, spettacoloso per Žukauskas, Galanda di tocco al volo per la tripla di Stefano, sbagliata, Mancinelli tocca e c'è ancora Vanderpool. Adesso è ufficiale, sono in tre con la maglia numero 9 in campo, c'è Fregoli. Ah, guarda, lui fa tutto, che okay? Grave errore di Mancinelli a fare tocco della palla direttamente nelle mani di Vanderpool. Vanderpool si accoppia con Bellinelli, l'uscita per Basile che vuole attaccare Mindaugas Žukauskas, ecco la penetrazione del vaso che appoggia al vetro e segna. Attenzione alla carica agonistica del vaso, sta giocando bene con gli occhi, grande visione periferica, vedi tutto e eccetto tutto. Vanderpool per Stefanov, punta per Kakiusis, consegnato per Vanderpool. Vanderpool rischia di perdere il controllo della palla, arma la mano di Kakiusis che scarica per Žukauskas. Ultimi tre secondi dell'azione, Galanda deve forzare assolutamente, aiuto di Mancinelli, fischio di Tola e fallo per il giocatore abruzzese. Questa volta premiato forse al di là dei propri meriti l'attacco del Monte dei Paschi. Qui l'errore di Mancinelli, se devi fare un tocco, un tap, mai verso l'interno dell'area, sempre verso la linea metà campo, perché se recupera una palla non segno. Se fai così, mai salvare la palla davanti alla bocca del proprio canestro che stai difendendo, mai. Tiri liberi per Giacomo Galanda, uno degli ex, anzi l'ex di maggior milizia Fortitudo in campo per il Monte dei Paschi. Vediamo se questi tiri liberi aiutano a sbloccare il capitano della nazionale. Anche lui non ha iniziato alla grande, doppia cifra solamente in due delle prime 9 partite, ma è andato a quota 10 o oltre nelle ultime due gare giocate dai campioni d'Italia. Sbaglia il secondo tiro libero, ma rimbalza per i presentissimi senesi. Ancora Kakiusis dall'angolo, gli esce, rimbalzo lungo per Bellinelli, Bellinelli in transizione, schiaccia per terra per Basile, da tre, cuore da capitano, Gianluca Basile. Ma che grande Bellinelli a vederlo, a dare la palla in un tempo giusto, in tempismo giusto. Quindi pick and roll diretto, la chiamata per Stefano, eccolo il pick and roll, lo scarico per Butti, Thornton aggredisce la partita anche lui, tripla di Thornton, partita stratosferica, partita proprio parata di campione, uno fa un numero qua, un altro fa un numero là, veramente una grande partita. Il palleggio di Gianmarco Pozzecco contro Stefano, ha palleggiato 30 volte in mezzo centimetro, trova Smodic, tiro morbido, il ferro lo prende, è un assunto assoluto nella pallacanestro, torna a meno 2 la Fortitudo, palleggio per Vermizza Stefano, blocco di Galanda, ancora vivo il palleggio di Stefano, poi Kakiusis, spostato il blocco di Thornton da Martin Rancic e fallo per lo slovacco. Ogni volta che la partita si ferma si sente proprio collettivamente un sospiro. Possiamo calare un attimo l'attenzione. Voglio anche caricare la situazione, Flavio, dicendo queste due squadre qui, se li mette nel campionato NBA, fanno bella figura. Questi qui giocano come a me piace vedere la pallacanestro giocata. Tutto campo, viso aperto. Due squadre fantastiche. Tiri liberi per Bootsy Thornton, Thornton che nelle ultime due partite ha 7 assist e nessuna palla persa, in assoluto nella stagione è un rapporto favorevole, 29 assist, 25 palle perse, in campo sono anche le due squadre con il migliore rapporto tra queste due grandezze fondamentali di tutto il campionato, segno di qualità. Esatto, strano con squadre che giocano così velocemente avere così un'efficacia tale.
il palleggio per Pozzecco, linea di fondo è chiuso, butta via il pallone, lo recupera Myers, 2 contro 0, Myers fino in fondo a gran velocità, viene rimontato però da dietro per il fallo da Bellinelli che lo spedisce in lunetta. Grave errore di passaggio di Pozzecco, molto forzato, molto, troppo forzato, ha pagato grande lettura di Carlton. Ecco qui Pozzecco che fa una cosa che non può permettersi quasi nessuno, saltare e poi sperare di trovare un ricevitore, meno che mai un giocatore della sua altezza in quella posizione. Well, in America ai tempi quando noi americani sapevamo insegnare la pallacanestro, non più, si diceva mai andare in aria senza un'idea chiara, perché stai in aria un secondo e mezzo per fare la decisione e l'esecuzione del gioco. Pozzecco ha violato questa regola. Carlton Myers, 8 tiri liberi tentati e segnati nel solo primo tempo. Ripeto, non ne aveva mai tirati più di 4 in tutta la partita, a parte l'eccezione di Varese. Basile attacca ancora con decisione e porta a casa i tiri liberi. Se Basile e Myers giocano così, qualcosa significa. No, esattamente, loro sono... Ma come tutti oggi, cioè, si vedeva anche quando sono venuti fuori prima, quando c'eravamo qui, Flavio, a fare il tiro un'ora prima della partita. Cioè, tutti super concentrati, tutti. E onestamente, al di là del fatto che non si possano giocare tutte le partite con questo stile, io credo che Gianluca Basile possa essere un giocatore che porta a casa su una stagione cifre migliori di 1,5 falli subiti e 1,8 tiri liberi tentati, come ha fatto nelle prime 11 giornate. La stai vedendo oggi, Flavio, cioè lui sta andando dentro, subendo falle, tentando tiri liberi e anche facendoli. Sono 4 falli subiti e 4 tiri liberi tentati, quindi siamo ben oltre il raddoppio delle proprie medie. Il problema è che manca ancora un minuto esattamente adesso allo scadere del primo tempo. La chiamata di Stefanov, lo scarico per Myers, sale Kakiusis, torna Stefanov a ricevere il passaggio consegnato, gioca il pick and roll con Jack Galanda, ancora vivo il palleggio per Stefanov che attacca Pozzecco. Stefanov è un altro che potrebbe e dovrebbe andare in lunetta un po' di più. Thornton lungo la linea di fondo in difficoltà, ultimo tocco per il Monte dei Paschi, non un bellissimo attacco. No, assolutamente, troppo individualismo, troppi palleggi, troppo tempo con la palla in mano a Stefanov che non ha fatto play. Palleggio raccolto, secondo me questo è un canestro valido. Un canestro valido, ma Gianmarco quando ha esitato in aria sembrava un'azione successiva, solamente perché la decisione sbagliata doveva essere convalidato il canestro più tiro libero. Il movimento è continuo nel momento in cui non viene interrotto e se il fallo arriva dopo il palleggio, il canestro deve essere convalidato. Primo tiro libero sbagliato da parte di Gianmarco Pozzecco, un primo tempo piuttosto occupato, lo definirei così, per lui. Lascia spazio a Ruben Douglas per gli ultimi 36 secondi e 2 decimi, 2 su 6, 5 punti per Douglas che ha iniziato bene, poi si è un po' perso, ancora pressione per la Clima Mio, Basile contro Carlton Myers su 28 metri, che bello vedere giocare così due giocatori ormai veterani del nostro campionato. Galanda schiaccia per terra per Vanterpool, vuole incrociare, Douglas non gli dà l'incrocio, allora Vanterpool prende la linea diretta verso il canestro, gli esce il tiro, il rimbalzo di Galanda, c'è il fischio di Borroni, molto corretto per la trattenuta di Smolish. Smolish ha proprio preso il polso dell'avversario e fallo netto anche plateale davanti agli arbitri, anzi l'arbitro mette a campo, l'ha fischiato. Pozzecco adesso per la ultima palla giocata da un playmaker, Bellinelli esce, fatto lui anche un buon contributo Bellinelli, non, magari non per le statistiche ma la qualità del gioco. Sono d'accordissimo, partita molto matura in un ambiente piuttosto proibitivo per un giocatore non abituatissimo a climi di questo tipo. Vanterpool fa un errore, grazie a Dio, è un uomo anche lui. Ma ha fatto una tecnica sbagliata, ha spinto la palla anziché alzare la palla, è stata proprio troppo bassa la parabola qui e vediamo questo secondo se lo alza un po' di più. Provo un'analisi da 2 centesimi di euro, con la fatica che ha fatto, fa fatica a piegare le gambe, quindi spinge di più con le braccia, eccetera, eccetera. L'intervallo di server up rinfrescare con le gambe lì, 2 su 2 sbagliate. Palleggio per Pozzecco, ultimi 10 secondi, possibilità di pick and roll, presumo con Smodish, invece vuole spazio Pozzecco, scarica proprio per Smodish, fantastica giocata, Pozzecco Smodish, c'è tempo per l'ultima Ave Maria di Thornton, arriva al tabellone, non al ferro, un primo tempo selvaggio per bellezza, selvaggio per intensità, c'è stato tutto e il contrario di tutto, un punto di vantaggio per il Monte dei Paschi, 12 di Vanterpool, 10 di Thornton e Kakiusis da una parte, 13 di Basile, 10 di Vujanic e Smodish dall'altra, recalcati che proteste, poi vedete qualcosa che succede e ovviamente attira l'attenzione di tutti. La reazione di Tola che dice a Pozzecco torna da dove
e sei venuto. Questo è quello che è successo, una spinta di Pozzecco ai danni dei Marruganti, fallo tecnico, la decisione immediata da parte dell'arbitro Tola, poi ci saranno varie reazioni, le scuse di Pozzecco per Marruganti, non si può condonare questo comportamento, non si può assolutamente avere una reazione che coinvolga alcunché di tipo fisico, secondo me, all'interno del campo, anche se eventualmente Marruganti non era proprio esattamente dove doveva essere. Questa è la spiegazione di Pozzecco e Recalcati e questa è l'immagine che deve servirvi per capire che non si tratta di prendere posizione pro o contro. Questi sono professionisti che si stimano, si vogliono bene, tante volte si amano, ovviamente nel senso maschile del termine, come Pozzecco e Recalcati, eppure può succedere una cosa del genere. Ma guarda cosa a caso, Flavio, meno uno la Fortitudo con i due tiri liberi sul fallo tecnico di Carlton Myers, che ha fatto, diciamo, se vogliamo dire, il 45 e il 46 punti, cioè Pozzecco e la Fortitudo, se perdono questa partita per un punto, posso ringraziare questo episodio qua. Gli arbitri hanno messo un fallo tecnico e loro hanno pagato così, con due punti sul tabellone. Comunque una partita che non va certo ridotta, no, a quello che abbiamo visto. È un episodio di cronaca che va analizzato ed è gioco forza farlo in una maniera particolare dopo i fatti del Palace of Auburn Hills della settimana scorsa. Questo è l'abbraccio tra Pozzecco e Basile, il sorriso di Basile, quello di Pozzecco. C'è una capacità di affrontare cose che succedono di questo tipo da parte dei protagonisti che secondo me deve servire per tutti quelli che stanno attorno per capire che sono cose serie, importanti, sentite, ma la vita e la morte sono ben altre cose. Esattamente. Comunque, globalmente parlando, Flavio, che adesso è finito tutto, c'è stato il rischio, è finito bene, non si doveva correre il rischio, punto. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Si torna a giocare con Vujanic, Smodic, Basile, Dalibor, Bagaric e Ruben Douglas per la Clima Mio, Ventor, Pulkiacic, Myers, Kakiusis e Thornton per il Monte dei Paschi, che viene subito attaccato vicino a canestro da Bagaric. Bagaric, una delle sorprese di questa partita, molta presenza e molta capacità di interpretare. Hai rubato le parole da me, Flavio, cioè veramente lui è un fattore in questa partita, la cosa che generalmente l'abbiamo vista prima, indeciso, proprio senza personalità. Stasera deciso e con personalità, e per di più vuole la palla. Importante lui questa sera. E pensate che mette il tiro libero, prima di questo tiro libero nel campionato italiano in 73 minuti 1 su 4, e tutti questi 4 tiri liberi guadagnati a Reggio Emilia contro la Bipop in una partita dominata. Nei restanti 54 minuti non aveva né tirato e ovviamente segnato tiri liberi l'ex giocatore dei Chicago Bulls. Palleggio per Carlton Myers, contro sorpasso per la Clima Mio, ancora vivo il palleggio dell'ex portabandiera di Sydney, lo scarico per Vanterpool, palla dentro per Roberto Kjaćić, ecco il duello dei cinque puri, dei centri puri con Bagaric, e poi Bagaric dopo il fischio fa calare la mannaia. Non dovrebbe, io penso che gli arbitri dovrebbero essere anche molto più duri, con grande tranquillità nel non far uscire dai binari certe situazioni. Adesso Bagaric ha fatto una cosa che Kjaćić ha preso con grande tranquillità, però una cosa che non deve fare, molto dopo il fischio un contatto, questo è quello che negli Stati Uniti viene definito un no, non si può fare. Comunque Bagaric sta dettando un pochettino legge lì, vediamo se piglia il rimbalzo e fa stoppata e recuperi. Il recupero stavolta è di Basile, parte la Clima Mio, attacca Basile, arriva al ferro, che partitina il Baso, 15 punti, 4 falli subiti, un assist, grandissima presenza da capitano per uno dei nostri eroi di Atene. Lo scarico per Kakiusis, piedi per terra a 50 metri di spazio, tiro da due punti per Michalis Kakiusis, che si arrabbia perché aveva un piede sulla linea del tiro da tre. Aveva un aluce sulla linea dei tre punti, povero ragazzo. Palleggio di Vujanic, scarico per Smodic, ribaltamento per Douglas, linea di fondo per Bagaric, riceve contro Kjaćić, ultimi 10 secondi dell'azione, lo attacca dalla linea di fondo ancora una volta, molto deciso, fallo di Kjaćić, dice Grossi, sorprendente Bagaric, fantastico Basile. Ma Basile è eccezionale, MVP della Fortitudo stasera, ovviamente lui come Vanderpool per Siena, un tiro non facile, non usando il tabellone, Flavio, veramente facendo uno ciuff, come si dice.
diciamo pure un tiro di difficoltà assolutamente incredibile. Vujanic in palleggio, gioca il pick and roll con Bagaric, Smodic alto basso, palla dentro per Bagaric, bel movimento, gli esce il tiro, vola a rimbalzo in maniera impressionante. Buzzi, Thornton controlla, va a spingere la transizione, Kaltenmeier gioco testa, vuole una situazione di pick and roll diretta con Kjačić, attacca, poi torna sul blocco di Kjačić, attacca Bagaric, spezza l'aiuto dei lunghi, muove la difesa, deviazione vincente di Roberto Kjačić. Kjačić molto presente nella faccia proprio di Bagaric, e Bagaric non l'ha tagliato fuori perché stava aiutando, e molto bravo, molto presente Roberto Kjačić. 4-0 questo mini parziale per Siena. Alto basso, Smodic per Bagaric, un po' a memoria, la palla è troppo alta, si arrabbia Smodic che stavolta ha chiesto un po' troppo a Bagaric. Well, troppo alto non sono sicuro, Bagaric non ha capito un H lì, non ha saltato, discreto passaggio forse di Smodic, comunque non inteso fra di loro, questo è sicuro. È pronto a uscire dalla panchina per la clima mio anche Amal McCaskey, il palleggio al resto del tiro di Vanterpool, corto il tiro di Vanterpool che nel primo tempo ha anche preso il 13% dei rimbalzi disponibili per la sua squadra, una statistica assolutamente irreale per un uomo della sua altezza e del suo ruolo. Kakiusis spinge sulla transizione, Thornton trova lo stesso Vanterpool che apre la palla nell'angolo per Kaltenmeier, recupera Basile di gran carriera, ultimi 10 secondi della azione, in arrivo la ricezione per Kakiusis, linea di fondo, scarico spettacoloso per Thornton che non pecca di egoismo, Myers ancora nell'angolo per Kakiusis, al 24esimo secondo gli esce il tiro, ma la situazione a rimbalzo è eccellente, Kakiusis ci riprova sul passaggio di Kjačić e stavolta va a bersaglio. Well, Bagaric è dormito un paio di volte qui Flavio, e hanno pagato, c'è il Lupo Grand, quelle grandi azioni che ha fatto, due addormentate e proprio Kjačić sveglio due volte, un tap in e un rimbalzo in attacco. Ancora la mezza ruota per entrare nell'attacco del Fortitudo, serie di blocchi per Douglas, Basile ci pensa un po' e poi esplode un clamoroso triplone dall'arresto, mamma mia, Gianluca Basile. MVP del Fortitudo, pari 52 pari, una partita assolutamente incredibile. 3 su 5 da 3 per Gianluca Basile, 18 punti, l'uscita per Vanterpool, il taglio di Kakiusis, poi Myers prende e tira, e questo secondo me fa tutta la differenza del mondo, anche se il tiro è sbagliato, il rimbalzo è per Smodic, l'apertura è per Vujanic, Vujanic in palleggio, viene fatto girare al largo da David Vanterpool. Ecco il pick and roll di entrata, Vujanic attacca direttamente e poi Vanterpool difende splendidamente, perfezione il recupero della palla, Thornton fa lui in mezzo, Vanterpool sulla fascia a ricevere, attacca Smodic, il fallo duro ma cestistico di Mattia Smodic che se ne accusa immediatamente. Guarda, non solamente si accusa qui, perché vediamo qui lo fa fallo e poi lo accompagna a terra per non far male lui, e questo è un gesto sportivo. Fino a questo momento per David Vanterpool 2 su 5 ai tiri liberi, credo che questa statistica non sia aliena dal tipo di comportamento difensivo di Smodic, che ha detto mi gioco il rischio spendendo un fallo di mandare in lunetto un avversario che finora ha avuto problemi ai liberi. Vanterpool che normalmente è un tiratore di liberi assolutamente fantastico, 85% in Eurolega, 80% in campionato, qui fa 2 su 2, sono due anche i punti di vantaggio del Monte dei Paschi. Vediamo quale impatto, se ci sarà impatto, di Amal McCaskey su questa partita. Ricezione per Smodic, prende, tira e la mette, la tripla dell'ex Virtus. Guarda, meno 2 a più 1 con questo tiro, e non hanno paura questi giocatori. Vanterpool per Kakiusis, la palla riconsegnata nelle mani di David Vanterpool, serie di blocchi per Kaltenmeier, attacca Myers, aiuto di McCaskey, Myers decisino anziché no, sta per andare in lunetta a tentare il nono e decimo libero della sua partita. Qui tanto avete visto Basile che palleggiava, come dire, adesso la do fuori da questo blocco, la do fuori dall'altro blocco, ma no, la tiro da tre. Well, Flavio, questo è il Kaltenmeier che forse non vediamo dallo scudetto della Fortitudo e campionato europeo del 99 eccetera, veramente un dominatore della partita. E Kaltenmeier che presumibilmente stava scaldando i motori per questo big match, e nelle ultime due partite 2 punti e mezzo di media con 0 su 4 da 3,
sentiva che la squadra non aveva bisogno del suo contributo come realizzatore in quelle partite, sente invece che la squadra ha bisogno del contributo qui. 9 su 10 ai liberi a Varese, 9 su 10 in questo momento, con ancora 5 minuti abbondanti sul cronometro del terzo quarto. Serie di blocchi per Basile, che legge molto bene la situazione, esce dai blocchi nella maniera giusta, grandissima, grandissima tripla del Baso. Ma esce dal blocco deciso come una volta Antonello Riva, proprio mi fa pensare a Riva in questo. Il palleggio di Vanderpool, attacca, aiuto di McCaskill fino in fondo, attenzione, Vanderpool e Basile, McCaskill non proprio in partita. No, non c'è, poi non ha giocato nel primo tempo Flavio, non farà nessun contributo. Palleggio per Vujanic, si schiera ancora l'attacco col doppio pick and roll, taglia McCaskill, Smodic anticipato da Kakiusis e poi ruba Vanderpool che fa una cosa stavolta brutta, la deviazione da parte del difensore, vorrebbe un fallo di Kakiusis. Repescia un po' arrabbiato Vujanic, in precedenza però la fortitudine è andata un po' troppo a memoria su Smodic, Kakiusis ha capito tutto anticipato. Molto bene, ma grandissimo recupero di Vujanic a deviare quel passaggio, perché era 3 contro 2 e anche 2 contro 1. Un contropiede. Lotta per la posizione tra Amal McCaskill e Roberto Kjačić, nessuno vuole cedere un centimetro, ma che dico, un millimetro. Kakiusis per Vanderpool, bloccare il bloccante, è l'uscita per Calton Myers, poi altro blocco per Thornton. Myers bene per Kjačić che fatica a coordinarsi, butta via il pallone, fermato a centrocampo Vujanic dal fallo di Vanderpool. Vujanic tra l'altro va a schiacciare così a tempo perso, Kjačić stavolta ha esagerato. Esattamente, qui vediamo la situazione della palla recuperata, guarda Vujanic in alto dello schermo rientrare e toccare questa palla qua, magari Kakiusis l'ha toccato. Comunque bisogna infatti mettere un rancio che adesso McCaskill non c'entra niente con questa partita. Vujanic in punta per Basile, doppie uscite per Ruben Douglas, Douglas sul lato di Smodic, Smodic può attaccare dal palleggio, tiene il perno, non segna nel traffico, McCaskill alimenta Ruben Douglas che sbaglia un buon tiro, rimbalzo per Kjačić, apertura per David Vanderpool, uno di vantaggio per gli ospiti, ma tanto spazio per Buzzi, Thornton sbaglia la tripla, Kjačić rimbalzo d'attacco e non è la prima volta in questo terzo quarto, Myers per Thornton, perso dalla difesa, due molto troppo facili per Marvin Buzzi-Thornton. Pallone vagante recuperato e proprio pagato dalla fortitudine alla grande, ma McCaskill non c'entra niente con la partita. Vujanic per Smodic, McCaskill a bloccare per Basile, esce poi in una situazione di flex offense McCaskill, Basile perde il controllo del perno, infrazione di passi, eccellente fischio di Borroni all'interno di una gara arbitrata in maniera eccellente. Qui vedete Thornton perso dalla difesa, stavolta decisamente colpevole. Quasi, comunque c'erano passi di Basile e lo sapeva Gianluca, assolutamente. Ed è una palla persa per la Clima Mio, la 12ª di questa partita, solo 8 per il Monte dei Paschi, dico solo 8 visto il ritmo a cui si è giocata la gara. Palleggio per Buzzi Thornton, pressione di Douglas, palla in punta per Kjačić, ribalta per Myers, catch and shoot, prendi e tira, è la chiave per Carton, è la tripla per Carton. Well, aggiunge dal dopo le entrate anche il triplo Carton Myers, in partita più 4 adesso per Siena. La ricezione dalle mani di McCaskill per Gianluca Basile, blocco di Rancic che tale solamente di nome non di fatto, uscita per Vujanic, ultimi 5 secondi dell'azione, Vujanic palleggia, arresto, tiro, pazzesca tripla, Miloš Vujanic. Ma fare queste cose qui nel terzo e quarto è veramente eccezionale dopo l'energia spesa, quindi fortitudine in grandissime condizioni fisiche. Palleggio per David Vanderpool, blocco di Kakiusis, uscita per Myers, non c'è possibilità di tirare ma lo fa dall'arresto forzando e sbagliando, Kjačić ancora tiene vivo e butta nelle mani di Thornton, Kjačić presentissimo a rimbalzo d'attacco in questo quarto, il palleggio per David Vanderpool, attacca McCaskill e porta a casa il fallo dello stranito giocatore americano. Andiamo a rivedere Miloš Vujanic, Basile gli mette il pallone e gli dice fai tu, va, mancano 3 secondi allo scadere dei 24 e Vujanic chiude così. Ci pensa lui, se abbiamo visto 3 secondi che mancano. Io mi sorprende molto non vedere Repesce togliere McCaskill, che è proprio zero, anzi meno 5 è proprio quello che fa lui. Tutti questi rimbalzi, palle recuperate, colpa sua.
Il tiro libero di Vanderpool a bersaglio, ha messo a posto la mano dalla lunetta. Vanderpool con 17 punti è il secondo miglior realizzatore della gara, dietro ai 21 dell'ineffabile Gianluca Basile. Secondo tiro di Vanderpool e secondo bersaglio, 6-4, 6-1. Non siamo nel tennis ma quasi, visto il ritmo con cui la palla si sposta da una parte e dall'altra del campo. Il vantaggio per il Monte dei Paschi, altro piccherolato per Vojanic, taglia McCaskill, ancora Vojanic che non riesce ad attaccare Vanderpool, scarica per Douglas che si butta dentro nel traffico, porta a casa il fallo di Bootsy Thornton. Forse adesso la clima mia dovrebbe trovare qualche alternativa almeno in entrata dei giochi al pick and roll alto, perché lo stanno giocando da 20 minuti. Esatto, da quel doppio blocco che arriva, se le due lunghe si incrociano sotto poi arriva un altro, comunque devono togliere McCaskill, anche se Repes ha fatto il gesto lui con le due mani, pigliare quelli rimbalzi lì eccetera, non li piglia perché non ha riflessi di partita. La rimessa di Vujanic, in campo c'è anche Giacomo Galanda che rileva Michalis Kakiusis e si accoppia con Martin Rancic. Eccolo il doppio pick and roll alto, Vujanic vuole migliorare l'angolo con il palleggio, aiuto e recupero di Kjačić, molto coinvolto. Rancic vuole attaccare Galanda, aiuto ancora di Kjačić, lo scarico per Mancinelli, la palla nelle mani di Vujanic che dovrà ancora forzare al 24esimo secondo, ancora come prima! E questo è ancora più difficile! Sei pazzeschi punti di Vujanic! Con due attacchi fatti malissimo, Vujanic ha salvato la patria, 64 pari. E anche questa volta con 3 secondi sul cronometro dei 24, sarebbe felice e probabilmente Vico di questi corsi e ricorsi, ma intanto si gioca. Myers per Kjačić, va su deciso e il tiro viene messo a bersaglio da parte di Roberto Kjačić, un fattore nel quarto. Fattore in questo terzo quarto, assolutamente Kjačić. Vujanic, scarico per Rancic, posseduto dal demonio Miloš Vujanic. Che finale di quarto per il playmaker ex Partizan. Qui anche un passaggio basso, anche una presa difficile. La difesa di Vanderpool è più che perfetta e vola. E lui ha questa dote qui, Flavio. Il recupero dal palleggio e il tiro, cioè un milionesimo di secondo. Esce McCaskill, ha un'ottima cosa per Jasmin Repes. Ci ha provato, non è funzionato, fuori lui. Tiri liberi per Martin Rancic, sbaglia il primo dei due liberi a propria disposizione lo slovacco che ha iniziato la stragrande, doppia cifra in 3 delle prime 4 partite, 6 delle prime 8, non va in doppia cifra però da 3 gare a questa parte e in questa gara il suo impatto è stato relativo, sbaglia anche questi due tiri liberi, rimane ben sotto la doppia cifra e invece va ben sopra il ferro David Vanderpool. L'urlo di David terrorizza l'Occidente. Well, due tiri liberi sbagliati da Rancic, pagati caro con rimbalzo, lancio, schiacciata. Sono due punti di Rancic, 4 di vantaggio per il Monte dei Paschi. Mancinelli contro Myers, lontano dalla palla, sportellate tra Bootsy Thornton e Smodish. Il fallo è di Bootsy Thornton che qui, come vedete, ha una certa fiducia tipo Stockton to Malone nella cosiddetta release, ovvero sia nella corsa verso il canestro avversario di David Vanderpool. E quell'urlo di David è veramente la miglior fotografia della partita. Esattamente, schiaccia poi tocca il tabellone, rientra Gianluca Basile proprio, io non avrei tolto, poi io non toglievo mai Mike D'Antoni per esempio, però uno come Basile sta in campo 40. Però coach, onestamente, era anche un'altra pallacanestro, nel senso che anche l'allenatore avversario tendeva a gestire il personale così. Ha ragione Repes, perché il ritmo, l'intensità di 40 non regge nessuno, 25 lo regge, e in questo Repes è super intelligente. E in più erano roster da 10 spesso, in cui il nono e il decimo facevano numero, qui sono roster da 12, magari sei il dodicesimo, ha qualche presenza in nazionale. Ma loro riescono a mantenere questa aggressività e intensità perché non giocano 40 minuti, quindi Repes è una grande idea. Il palleggio per Carlton Myers, il blocco di Roberto Kjačić, giudica dai risultati caro Recalcati e dà minuti a Kjačić. Quando Kjačić si riguadagna, lo scarico di Vanderpool per Myers, attacca furiosamente, trova lo stesso Kjačić, stoppato da Rancic, ma prima il fallo di Smodiš, il miglior quarto che abbia mai visto giocare Roberto Kjačić. No Flavio, aggiungo questo, il miglior quarto giocato anche dopo l'intervallo, che generalmente lui fa grande primo quarto e poi sparisce dalla scena. Qui in terzo quarto dominando. Dominando
come Basile in questa partita e David Vanterpool, un David Vanterpool che ha fatto vedere cose indimenticabili secondo me in questa gara, soprattutto ha giocato a 360 gradi, lo vediamo qui nella sua versione diciamo così normale da playmaker, segna col fallo, lo abbiamo visto a rimbalzo, lo vediamo in post basso, conduce il contropiede, chiude il contropiede e a volte lo chiude in questa maniera. Io penso onestamente che non si possa giocare meglio di così e come vedete Vanterpool è proprio nello spirito di questa partita, parla con gli avversari, non li provoca, parla, la sente proprio tanto e quell'urlo che ci ha fatto vedere in precedenza è la foto della sua partita. Esatto, ma Flavio, durante all'intervallo con Pietro Colnago l'ha intervistato, tranquillissimo lui, cioè equilibrato eccetera, questa è la forza di questo ragazzo qua, intensità, rilassatezza in perfetto equilibrio. Isole Vergini come Tim Duncan, a volte un po' più espressivo di Tim Duncan, tra l'altro la nazionale delle Isole Vergini, se giocassero proprio tutti con Vanterpool e Rajavel esterni e Duncan sotto canestro, secondo me potrebbe dare fastidio a qualcuno. Direi una nazionale mica da ridere, eh. Tiri liberi per Roberto Kjačić, mette addirittura il primo dopo il time out. Pietro Colnago. Recalcati è stato chiaro, ha detto teniamo l'uno contro uno e su ogni pick and roll noi dobbiamo cambiare, non dobbiamo farli entrare in area. Recalcati voleva mettere in campo Lama, Rancic ruba il tempo a tutti e poi per poco non sbaglia la schiacciata. Io non avrei comunque preso una situazione di contropiede anche se ha prodotto due punti dall'ultimo tiro al Monte dei Paschi, può essere anche un tiro da tre, Vanterpool lo prende e lo sbaglia. Ha ragione la clima mio, dal punto di vista del risultato non sono convinto dal punto di vista della scelta. No, e soprattutto Rancic non era convinto, ha preso un passaggio difficile, cercato di schiacciare e per la grazia di Dio è andato dentro alla fine. 6-9-6-7, vantaggio Monte Paschi, 10 minuti al termine di questa fantastica partita. Douglas, Smodic, Rancic, Basile e Pozzecco sul terreno di gioco per la clima mio, Žukauskas, Vanterpool, Galanda, Kjačić, Myers invece per la formazione con lo scudetto sul petto, Vanterpool a scacciare per terra per Galanda, principi di flex in questo attacco del Monte dei Paschi, poi invece serie di blocchi per Žukauskas, l'ultimo di Galanda si allarga per ricevere, prende il tiro dall'angolo, lo sbaglia, poi il rimbalzo controllato da Gianluca Basile, corre Smodic a proteggere Basile, Basile spinge ancora sull'acceleratore, linea di fondo di Douglas, riapre per Smodic, palla preziosa e Smodic non la spreca, la tripla di Smodic, che partita anche per lui, per Mattias, 6 su 7 dal campo, 3 su 4 da 3. E non mollano la presa sull'acceleratore la Fortitudo, corrono anche nel quarto quarto come nel primo quarto, una squadra che gioca un basket divino. E in precedenza avete visto come la clima mio stia viaggiando con percentuali nel tiro da tre punti clamorose, soprattutto dalla zona a destra, guardando il canestro, 6 su 9 addirittura da quella zona. Non si scherza anche dall'altra parte, perché c'è il Kelton Myers del quarto periodo, seconda tripla della sua partita, contro sorpassi in serie. Adesso il vantaggio per il Monte dei Paschi, Pozzecco riapre per Smodic, piedi per terra, da tre gli esce stavolta, rimbalzo lungo per Žukauskas, apertura per David Vanterpool, Myers finta di tagliare verso il canestro, si allarga nell'angolo, attacca Basile, riapre per Galanda che poi consegna a David Vanterpool, Vanterpool chiama il gioco L, serie di blocchi per Myers, poi gira sul blocco di Kjačić, riceve, inquadra il canestro, altro tiro da tre sbagliato, il fischio di Borroni per la spinta di Mindaugas Žukauskas. Comunque Myers molto deciso, è la volta che lui ha avuto tempo con i piedi per terra, non ha sbagliato, Fortitudo ha sbagliato ovviamente di aiutare su di lui, non puoi concedere un 3 a Carlton Myers. E ormai da tempo immemorabile non si vede in questa partita Verbizza Stefano, perché Myers gioca troppo bene, Vanterpool gioca troppo bene e poi a uno tra Žukauskas e Thornton deve essere lasciata la posizione di numero 3, risultato sta fuori Stefano, non proprio pizza e fichi. No, esattamente, poi adesso rientra adesso Rencias per Kjačić che ha giocato benissimo, Rencias cambia la faccia della squadra, buon tiro da fuori. In più ci aggiungiamo il mal di schiena che non permette a Stefano di essere al 100%, attacco di Pozzecco contro Vanterpool, arriva il fischio arbitrale, non c'è il fallo, eccolo qui Stefano sulla panchina del Monte dei Paschi, c'è invece il possesso ancora per la clima mio, 8 minuti 13 secondi da giocare per chiudere la partita, linea di fondo di Douglas che
sbaglia, poi il rimbalzo è controllato da Rezias, apertura per Carlton Myers, si prende un giro di riposo da questa serie frenetica dei contropiedi della partita. Myers attacca dal palleggio contro Basile che mantiene la posizione, Myers in scarico, poi circolazione per Galanda, scaccia per terra per Rezias, taglio di Vanterpool, fantastico, grandissima giocata, area aperta e Vanterpool avversario. Ha preso e tirato nello stesso movimento, Flavio, tremenda esecuzione, veramente era da manuale. Ed è il secondo ventellista della gara dopo i 21 di Basile, meglio dei 21 di Basile con questo 22esimo punto. Douglas dal palleggio pesca proprio Basile, Myers cerca troppo la palla, poi recupera la posizione con una magia difensiva, aiuto di Galanda, Basile forzato e sbagliato, un mattone, rimbalzo lungo ancora per Vanterpool, Giukauskas di tocco cercando Galanda che poi tocca dopo che la palla ha toccato il tabellone, palla che schizza nelle mani di Rancic, Rancic attacca con decisione ed è fallo antisportivo di Eftimios Rezias che ha esagerato con l'intensità di questo contatto. Effettivamente Rezias è andato molto duro, qui invece era andato molto morbido con questo passaggio per Vanterpool. Recalcati sempre preoccupato dopo un canestro della transizione, perché se non rientri contro la clima mio puoi fare una cosa del genere. Esattamente, essendo Rancic quasi lanciato in contropiede, l'ultimo uomo eccetera, l'arbitro ha applicato il regolamento. Doveva solamente far fallo e abbracciarlo come è stato fatto in un'altra occasione qui. Comunque, due tiri liberi per Rancic che ha sbagliato gli ultimi due e una rimessa per la Fortitudo. Tiratore da 71% in campionato nelle prime 11 giornate, quasi 78% invece in Eurolega. Recalcati molto molto attivo e quando vedete Recalcati così vivace sulla linea laterale è un altro segnale che si tratta di una partita di un certo tipo. Posso dire una cosa, Flavio? Quando allenavo io non volevo mai avere la mia squadra contro, diciamo, gli ultra dell'altra squadra nel secondo tempo perché distraggono i tiri liberi. Tiravo lì al primo tempo quando non c'era pressione e qui al secondo tempo. Pozzecco contro la difesa che passa dietro, il tiro è sbagliato, il rimbalzo è controllato da Rancic, grandissimo lavoro di Martin Rancic, parità totale a 74, un mega supplementare di 7 minuti e un mega promo per la pallacanestro da questo scontro del palasclavo, fischio lontano dalla palla, fallo in attacco, la decisione di Borroni, il fallo di Michalis Kakiusis. Esattamente, qui Mindaugas e Zukauskas e Kakiusis hanno scambiato un blocco, un taglio lì eccetera, fisicamente, atleticamente qualcuno è andato per terra, fallo. Palleggio per Gianmarco Pozzecco, ultimi 7 minuti di questa partita, blocco di Smodic, si allarga per ricevere, attacca e batte Kakiusis. Kakiusis spende un fallo che sa un po' di stanchezza, non so quanto fisica e quanto mentale, ma sa di stanchezza. Beh, un pochettino sì, e quindi però Smodic non è stanco, è andato dentro Smodic, deciso. Sul campo proprio per recuperare le energie, guardate l'intensità anche dei colloqui tra i componenti della squadra del Monte dei Paschi e lo staff tecnico. Miloš Vujanić ha tenuto in piedi la clima mio nei momenti importanti, il suo inizio e poi nel terzo quarto, nell'unico momento di vera flessione della squadra, ha messo triple ben diverse rispetto a questa, triple difficili, soprattutto un giocatore del genere nel giorno in cui la mette da tre, avete visto come penetra, è veramente semi inarrestabile. Tu hai detto la frase perfetta, l'ha tenuto in piedi, infatti adesso che me lo dici tutto questo qui fra Basile e lui, io sono veramente diviso in due per MVP della Fortitudo, hanno giocato loro due una partita ad altissimo altissimo livello sotto una pressione asfissiante. 16 di Vujanić, 4 recuperi, 3 assist, 4 su 6 da 3, tiro da 3, clima mio, 12 su 23, 52%, Montepaschi 5 su 16, 31% e clima mio 23 tiri da 3 e 24 da 2, Montepaschi 16 da 3, 33 da 2. È un po' di differenza, spezzato in due, è quasi 50% per le due, per la Fortitudo. Comunque, premiato qui la Fortitudo con un paio di tiri liberi, Mattias Smodic. È buono
il primo per il giocatore sloveno. I dati che vi abbiamo snocciolato si traducono anche in un 30 liberi tentati dal Montepaschi. Questo è il 20° invece per Achimamio. Lo sbaglia Smodic, il rimbalzo viene toccato dal Monte dei Paschi nelle mani di David Vanterpool. 7-5, 7-4, vantaggio Fortitudo. Basile si accoppia con Boozy Thornton, Douglas a inseguire Žukauskas, quintetto alto per Carlo Recalcati adesso, anzi altissimo. Žukauskas da 3, Thornton di guardia, Vanterpool da playmaker. Well, Vanterpool non è esattamente un playmaker, ma lo fa per esigenze della situazione e la fa discretamente bene. Linea di fondo, Thornton ruba il tempo alla difesa della Achimamio e questo è un canestro di certo non in tono con la partita, frutto di una distrazione. Repescia se la prende con Smodic, che se la prende con la panchina. Risultato 2 punti per il Monte dei Paschi. Smodic dall'altra parte ha già dimenticato tutto, attacca Kakiusis che gli leva l'appoggio, ottimo aiuto da parte di Rezea, sforzatissimo e sbagliato da Smodic, rimbalzo di Kakiusis che apre direttamente in mano a Douglas che schiaccia. Due canestri stranissimi per questa partita. Kakiusis che è un veterano, anche lui non doveva dare la palla, salvata proprio nella mano dell'altro giocatore, l'ha fatto e ha pagato. Boozy Thornton contro Gianluca Basile che continua a difendere come se fosse l'ultimo possesso della sua vita, l'aiuto di Ranci che è lui l'ultimo a toccare. La partita di Basile è oltre ogni possibilità umana e qui Kakiusis pensa che Žukauskas sia lì, invece c'è Douglas, incredibile. No, Douglas presente adesso, sta giocando bene Ruben, questo schiacciato lo sblocca. La famiglia Douglas, papà Rugelio con fisico aitante, probabilmente giocatore in gioventù, di certo il consigliere spirituale di Ruben, o meglio bisognerebbe dire Ruben, viste le origini anche un po' latine. Il tiro sbagliato da Rezias e a rimbalzo d'attacco, continuano i piccoli a fare la differenza. Chissà, un po' di croato sa cosa ha detto Repes. Wow, veramente Vanterpool incredibile in questa partita, MVP assolutamente. Pozzecco fermato ancora da Vanterpool, poi la linea di fondo di Douglas, nonostante papà Rugelio, arriva lo sfondamento di Ruben Douglas. Vanterpool e Thornton stanno facendo cose da pazzi, si alza Vujelic dalla panchina della Achimamio. Thornton 14 punti ma un contributo in altre fasi del gioco pazzesche, qui palla deviata da Vanterpool e poi linea di penetrazione presa da Thornton. Oh, esattamente, e poi Ruben poteva scivolare lateralmente sulla linea di fondo, ha scelto di non farlo. Pressing Flavio, Fortitudo a tutto campo, vediamo l'esito. Si è parlato di Dream Team nel passato, non se ne può più parlare, qui si può parlare di Dream Game, è la partita dei nostri sogni. 7-8, 7-7, vantaggio Montepaschi e una serie di giocate stupefacenti una dopo l'altra. Il blocco di Rezeas, sale per ricevere, consegna a Carlton Myers che gioca in pick and roll con Rezeas, adesso vuole Kakiusis, Kakiusis taglia, bello scarico di Myers, la tripla e Stimios! Rezeas! Ah, veramente bravo anche Rezeas, ha preso posizione, i compagni sapevano dove era, passaggio, lui non ha perdonato. Palleggio per Miloš Vujanić, scarico per Douglas, più 4 per Siena, questo vantaggio importante è quello propiziato da Rezeas. Il palleggio per Gianluca Basile, arriva l'aiuto di Kakiusis, recupera su Smodic che lo attacca ma Kakiusis ci mette una mano, perfezione, recupero Myers, altro assist per Kakiusis che vuole il contropiede, segna e costringe Repes al timeout. Well, grande azione difensiva, palla rubata nel momento topico della partita, convertito in contropiede, anziché arrivare a meno 2 Fortitudo si trova a meno 6. E c'è grande entusiasmo ovviamente al Palace Clavo, il canestro chiave del parziale è chiaramente la tripla di Rezeas, andiamo a leggerla con l'aiuto della nostra lavagna. Grande tranquillità da parte di Carlton Myers, qui vedete Kakiusis che deve andare a portare il blocco per il pick and roll, ma Kakiusis invece di bloccare fa il cosiddetto slip the pick, ovvero sia vede l'anticipo della difesa e taglia. Myers tiene vivo il palleggio e guardate quello che è successo con la pazienza, 1, 2, 3, 4 difensori della Fortitudo chiusi attorno a Myers. Quando hai dei lunghi come Rezeas, che in questo momento sarebbe il centro della situazione con il tiro perimetrale, puoi fare una cosa del genere, ci vogliono le mani di Myers e quelle di Rezeas, gran canestro. Well, veramente è una cosa fatta bene e hai detto tu Flavio la cosa giusta, il taglio di Kakiusis proprio ha schiacciato la difesa della Fortitudo, grande visione, grande passaggio di Myers, non perdonata da Eftimios Rezeas.
un killer veramente, mano fredda. E viene da dire chi di tripla ferisce, 52% alla prima mio di tripla ferisce, la ricezione per Svodic lontano dalla palla, fischio di Borroni, si continua a giocare perché ormai non si sente più niente, anche dal punto di vista dei decibel, decisamente un big match. Il fallo è della difesa, i tiri liberi sono di Gianluca Basile. Gianluca Basile, perché già nel bonus Siena già più di 4 falli in questo quarto, e sono due tiri liberi di importanza capitale, sono a meno 6, forse lo svantaggio più grande della partita per loro, e quindi valgono oro. Basile sbaglia il primo, Fortitudo che ha una serie aperta di 6 sconfitte in fila su questo campo, ultima vittoria 20 maggio 2001, allenatore Recalcati Carlo, gara 2 dei quarti, 90-80 il finale. Se la Fortitudo perde questa partita, due cose hanno influenzato: tiri liberi sbagliate e il tecnico Gianmarco Posecco. Il palleggio per David Vanterpool, la ricezione per Thornton, il blocco di Kakiusis, si apre per ricevere, ribalta per Vanterpool, sale Rezias, piazza il blocco, spettacolosa la palla di Vanterpool e Rezias si fa trovare pronto all'appuntamento, tripla e schiacciata del greco, più 7 per il Monte dei Paschi. Più 7, mancano meno di 4 minuti, più grande vantaggio proprio per Siena, Fortitudo con le spalle al muro. Vujanic per Svodic, deviazione di Kakiusis, c'è tanta Ellade in questo parziale del Monte dei Paschi, la presenza di Kakiusis e l'impatto favoloso di Rezias. Rezias venuto dalla panchina per Chiace, Recalcati ha pescato non bene, benissimo Kakiusis, il veterano furbo, la Volpi in campo. Palleggio per Vujanic, arresto e tiro forzato, mamma mia, anche questa, anche questa. Anche questa, da meno 7 a meno 4, non di poca importanza. Vanterpool dal palleggio, ancora pick and roll con Rezias, fischio arbitrale ed è un fischio che va contro Rezias, fallo in attacco per Rezias. Andiamo a rivedere, questa è l'azione precedente, quella della schiacciata di Evgenios Rezias, veramente una gran giocata, una volta va bene col pick and roll alto, due volte non va bene, adesso è una chiotta occasione per Clima mio, Vujanic contro Vanterpool, butta la palla nelle mani di Basile, sa solo lui come, Basile, altissima parabola ma esce, rimbalzo di Rezias che non si scompone dopo il fallo in attacco e subisce il fallo di Milos Vujanic. Rezias, grande veterano, ha giocato in Grecia, ha giocato a Barcellona, ha giocato all'NBA, dappertutto, quindi non gli fa impressione niente proprio, è qui in campo, uomo di questo quarto. E qui lo vediamo anche lottare, che normalmente non è la prima cosa, la prima parola, il primo verbo che ti viene in mente pensando all'esercitore del PAOK di Salonicco e dei Philadelphia 76ers, spalleggio di Myers, ultimi 3 minuti della partita in arrivo, Rezias per Vanterpool, screen the screener per Boozy Thornton, taglia Kakiusis, non riceve, riceve Myers che cerca dentro Vanterpool, favoloso Gianluca Basile, anticipa, ruba, spinge, penetra e scarica per Vujanic, su cui recupera Carlton Myers, accoppiamenti di emergenza, adesso con Vanterpool per Basile, Myers verrà attaccato decisamente dal palleggio da parte di Milos Vujanic, eccolo qui il playmaker serbo che prende la linea di penetrazione e subisce il fallo. Lui voleva Carlton uno contro uno, mandata via il compagno per il blocco, non mi serve il blocco, ci penso io uno contro uno, Carlton ha cercato di muovere i piedi, è stato battuto, doveva allungare la mano, è importante il recupero della Fortitudo perché loro Siena palla in mano a più 4, si vanno a più 6, è grigio, adesso possono arrivare addirittura a meno 2. E non mi stancherò mai di sottolineare quanto contino i tiri liberi mentre entra Pozzecco a far trio con Basile Vujanic, triplo playmaker per Repescia, adesso andare in lunetta per la Clima mio fa veramente tutta la differenza del mondo, puoi mettere punti a cronometro fermo, è così che si rimonta. Ma sì, ma guarda, Repescia sta scommettendo su 4 piccoli in campo, Flavio, Douglas, Vujanic, Basile e Pozzecco insieme a Smodos, che non è esattamente un pivot. E vediamo chi si accoppia con Michalis Kakiusis, 2 sono i punti di distanza tra le squadre, è Basile direi per Kakiusis e Douglas per Thornton, anche se non c'è grande intesa tra i due, alla fine gli accoppiamenti sono questi, Pozzecco per Carlton Myers, non male questo finale, Thornton nell'angolo per Rezias, la palla torna nelle mani di Boozy Thornton, attacco adesso un po' fermo per il Monte dei Paschi, Thornton porta a casa di pura esperienza il fallo. Esatto.
completamente una specie di zona della fortitudo Flavio, perché Douglas non ha seguito la cosa, triangolo e due può essere, e Douglas è rimasto sotto canestro. Difesa tattica per la Clima Mio, triangolo e due, tre uomini a zona, per questo che non riuscivo a capire chi fosse accoppiato con Kakiusis. Ottima l'idea di Repescia, se ho quattro piccoli per potermeli permettere devo un po' mischiare le carte in difesa. Esattamente, e qui Buzzi, come tanti giocatori che quando ci sono queste partite ad alto livello, i tiri liberi, la palla pesa proprio, pesa. Secondo libero per Thornton, anche questo fuori, rimbalzo toccato da Douglas, Borroni dice l'ultimo tocco di Myers, la palla è della Clima Mio. Buzzi Thornton, un tiratore di liberi da 80% in campionato e soprattutto che aveva messo 35 degli ultimi 40 prima di questa partita, ne sbaglia due. E qui la palla della partita, la Fortitudo deve assolutamente segnare. Pozzecco dal palleggio, solito pick and roll, Smodish, metri di spazio, la tripla, solo rete, sorpasso Clima Mio, Smodish! Spaventoso, avere un canestro sotto una pressione enorme, box and one questa volta. Il palleggio per Vanterpool, le miste per la Clima Mio, il pallone non arriva nelle mani di Myers perché c'è la trattenuta di Pozzecco lontano dalla palla. No. Guardate cosa ha fatto Pozzecco, come ha dato la palla, con che dolcezza a Smodis. Esatto, e Smodis ha preso, organizzato bene Smodis e poi l'ha piazzato, niente da dire. Pozzecco è quello che marca Carlton Myers, uno contro uno, box and one. Triangolo avete visto, triangolo e due, la chiamata da parte di Repescia, tiri liberi per Myers, non gli trema la mano, no. È una delle tante specialità della casa, in Eurolega 93%, in campionato 87% e undicesimo miglior tiratore di liberi del nostro torneo prima di stasera, impatta 86, sorpassa 87 e Carlettino se l'è giocata in linea di massima, 11 su 12 ai liberi, 17 punti e non è finita, mancano ancora 100 secondi, non finisce mai, come ha detto Recalcati nella nostra copertina, è una sfida infinita, attacca Pozzecco, ottima difesa di Vanterpool, passi, dice Borroni, palla Montepaschi. Well, esagerato ancora Gianmarco Pozzecco qui vediamo, ha cercato di buttare la palla, non si sa dove, poi ha toccato la palla, tenuto in mano, toccato la sua faccia, è andata in angolo. Micidiale Vanterpool, uno contro uno senza aiuti contro Pozzecco, forse il miglior penetratore in quella situazione del campionato. Rezeas per Myers, la palla in punta per Rezeas, rischia di scavalcare Vanterpool che controlla, arma la mano di Thornton, piazzato da tre dopo lo 0 su 2 ai liberi, la fiducia di Vanterpool in Buzzi Thornton. Well, questo forse toglierà da Repescia l'idea di fare questa difesa qua con i quattro piccoli, però il campo è apertissimo in attacco e Vujanic arriva in fondo, ma il ferro sputa il suo tiro, il rimbalzo è per il Montepaschi, Kakiusis per Vanterpool, c'è possibilità di contropiede, Vanterpool esita un attimo e alla fine con Myers decide di attaccare la difesa schierata, rischia lo sfondamento che non viene ravvisato, lo scarico per Kakiusis, piedi per terra, gli esce il tiro e Vujanic controlla il rimbalzo, c'è ancora tempo per la Clima Mio, palla nell'angolo, Pozzecco con decisione schiaccia per terra per Douglas che attacca ancora dal palleggio, c'è contatto, non c'è fallo, in possesso e per il Montepaschi. Esattamente, e Douglas ha forzato l'entrata, time out per Repescia, forse c'era contatto ma deve prendere il tiro pulito quando sei in trasferta in queste situazioni, non puoi aspettare una decisione arbitrale favorevole. 36 secondi al termine, i canestri di Rezeas, quello da tre e la schiacciata sono una delle chiavi della partita. Andiamo con la Lavagna a vedere la schiacciata sul pick and roll, perché la situazione è sempre quella che abbiamo visto in precedenza. Guardate qui, sta per arrivare il contatto tra difensore e attaccante, ma quello che succede è che Rezeas prende il tempo, rimane lì solo il tempo necessario per il contatto, quindi per ritardare questo difensore e dare libertà a David Vanterpool, e poi prende la via del canestro. Qui dovrebbe esserci più presenza all'interno dell'area da parte della Fortitudo, la presenza non c'è, nessuno chiude, poi bisogna chiamarsi Vanterpool. Guardate il raddoppio con ovviamente un lungo, trova comunque la direttrice di passaggio, poi la cosa più facile per Rezeas ovviamente è chiudere questo movimento. Well, la chiave è stata Vanterpool, Flavio, che è tenuto in basso un pochettino, poi se non salta le mani dopo eccetera, il raddoppio, e lui è passato proprio come Magic Johnson, saltando e passando sopra, veramente bravo.
36 secondi al termine della partita, la rimessa per il Monte dei Paschi, Vanterpool che lavora dal palleggio, ancora il palleggio retromarcia, gran palla per Stefano, messo da Recalcati per gestire questo finale, vista l'abilità di palleggiatore, liberi anche con la schiena non al 100%, Myers va dentro fino in fondo, ci mette Mostarda e punto esclamativo, la partita è del Monte dei Paschi, Douglas fino in fondo. Finale mondiale, questo tipo di rendimento, questo tipo di intensità.